Io ho sempre sognato di poter riabbracciare Nick, tant'è che io ho sempre detto che anche nei periodi in cui io stavo in carcere, sono stati proprio sia Nick che Elena che Stella, che è l'ultima allontanata dalla sala parto, che mi hanno dato la forza, senza saperlo, di andare avanti. Quando Nick è arrivato, sono diventato bianco colore muro perché non ero, diciamo così, come posso dire, preparato su, lì per lì, insomma. Ed è stato un momento bellissimo perché poi, dopo un po', ci siamo abbracciati. Il momento in cui ci siamo appunto rincontrati è stato molto forte, è stata veramente una cosa che fai fatica anche ad esprimere, perché non sapevo che cosa mi aspettava, non sapevo come comportarmi. Dopo 23 lunghissimi anni ci siamo riabbracciati e sentire il suo profumo, il suo calore, la sua voce è stato qualcosa di indescrivibile, che è unico. Quando l'ho visto non ho più staccato proprio, non ho più staccato da addosso, perché non riuscivo a staccarlo. Mi mancava questo abbraccio, capito, che più forte di me, più forte. Come abbraccio, non voglio più neanche staccare da lui, proprio niente, niente, niente. Chiaramente la domanda che sarà dopo sarà come si vive in carcere. Quindi ti senti dire benvenuto, ben arrivato, sei il pedofilo, appena sali, quindi cominciano una serie di cose. Qualcuno pensava di poter sopraffare su di me, io non sono una persona che sa mettere i piedi in testa. Ho risposto, mi sono riuscito a difendere in un determinato modo. Se i detenuti ti ritengono colpevole, entri con le tue gambe, ma non esci con le tue. Rabbia è grande perché, cioè, non è giusto una persona che non ha mai fatto male a nessuno, mai fatto male niente, hanno tolto i figli giustamente, perché non, no, ha tolto possibilità di fare la madre che io ho fatto solo quando lui aveva 6 mesi, Elena 3 anni, Stelle non anche, neanche quello, io non sapevo che ho portato via. E mi ha detto Federico dopo che Stelle hanno portato via. Io a quel momento lì non penso neanche che sto facendo staglie cesaree, però io proprio cercavo di andare, voglio correre, andare a vedere dove hanno portare indietro, ma non ce l'ha fatta, non riusciva a camminare veloce. Io e i miei 2 figli, no, non l'ho mai più visto. Miei genitori adottivi sono sempre stati molto presenti e soprattutto non mi hanno mai negato nulla, anzi ero io in primis a farmi troppe paranoie, troppe paure nei loro confronti. Io non volevo appunto far sì che loro pensassero che io li volessi abbandonare per trovare di nuovo quella che era la mia vita prima di venire appunto in quella casa lì. Mi hanno sempre detto: se tu vuoi andare a Mirandola, dove sei nato, ci andiamo. Io penso che sia giusto dargli la possibilità, anche se ora sono molto più lontano rispetto a prima, ma la possibilità di fare i genitori come non hanno potuto fare per 20 anni, 23 anni. Quindi è per questo che ho deciso di riavvicinarmi, di tornare qua. Sono
sono due grandi persone. Ora che li ho conosciuti, ho modo di conoscerli più a fondo, penso di essere veramente sicuro di quello che dico. Siamo diventati una cosa inseparabile, siamo diventati molto, molto uniti, soprattutto e penso che farei di tutto, come lo faccio per le mie sorelle adottive, che per me le reputo sangue del mio sangue lo stesso. Io penso che farei di tutto, ma veramente di tutto, per la mia famiglia, per loro e per tutti quelli che mi vogliono bene all'interno della mia famiglia. Ecco. Perché diciamo è come rivivere una seconda vita. E per me la mia seconda vita mi piace un bel po' adesso, ora come ora. Cause I know it's not about time. I can't close my eyes, remember hearing you goodbye. Ho una seconda vita, due papà, due mamme, e in totale ho una cosa come quattro sorelle. E io sono l'unico maschio, quindi vi lascio immaginare come posso essere. Però diciamo che da entrambe le parti, da entrambe le famiglie, lo devo ammettere purtroppo, sono forse il più viziato. Tra tutto forse sono il più viziato. Però va bene così, mi piace, va bene. Se tu ci vedi, anche nel parlare, nel gesticolare, facciamo gli stessi movimenti. Guarda. Chiaro, no? In automatico. Viene così. Anche noi vogliamo fare così, è vero, senza... È una gestualità che ci viene... Naturale. Cioè, senza guardarci, non è che ci mettiamo d'accordo o meno. Wow.